Guardate ragazzi, siamo qui insieme a voi, oggi ore 17.02, in una città che vi dirò soltanto alla fine, e siamo il primo di settembre. Vi voglio raccontare un fatto triste, che avrete preso tutti nota da quello che è i nostri mezzi di informazione, la morte del Cardinal Martini. Lo voglio ricordare come una persona buona, come una persona che spiritualmente ha dato tutto. Ma non tanto perché vestiva i panni di un cardinale, ma perché vestiva i panni di una persona che sposava l'umanità, sposava il voler bene il prossimo, che prescinde dal fatto di essere religiosi o non religiosi. E questo è dovuto anche dal fatto che nei suoi esempi che lui dava alla gente, innanzitutto che non ricorda la stampa, ma che ricordo ben, ricordo io da ciò che lui ci ha lasciato. Aveva aperto la chiesa agli omosessuali, aveva aperto la chiesa ai divorziati, aveva aperto la chiesa a tutto quello che è il mondo laico e non credente, ok? Contro quello che sono gli schemi guida di quello che è il Papa, ok? Questo in più gli è stata anche la concessa la possibilità di scegliere di voler morire senza utilizzare questi accanimenti terapeutici che ti allungano la vita attraverso dei farmaci, ma che non è che possono portare giovamento a un miglioramento dello stato di salute. A lui è stato permesso di dire e di accettare con di sua consapevolezza di non voler essere continuare a essere curato, ma voler essere lasciato andare, cioè, per abbracciare quello che lui credeva, cioè abbracciato nel mondo di Dio. E quindi questa persona per me è tanto di cappello, perché si slega concettualmente dai soliti canoni che la Chiesa si prefigge che devono essere rispettati, come se non ricorderete il TG5, poi poco tempo fa aveva detto in una intervista a un prete che si sapeva che Lucio Dalla era omosessuale, non gli avrebbe fatto il rito ecclesiastico, il rito cattolico, nella sua celebrazione del funerale. Questa a me mi ha un po' fatto incazzare, perché veramente siamo nel 2012, ancora a stereotiparci in questa maniera, di non accettare magari una persona che ha una preferenza sessuale, non quella dell'etero, ma quella di avere come figura una persona dello stesso sesso, mi sembra un pochettino fuori luogo, insomma. È come negli anni 80 che si considerava malattia mentale l'omosessualità. Ebbene, Martini era uno che era un avanguardista per questo livello di pensiero, e lui la pensava completamente diverso da quello che è la guida magari di Ratzinger. Questo nella stampa non l'avete notato, magari avete notato solo il fatto che lui ha detto che non voleva ancora continuare con la terapia farmacologica perché era solo accanimento terapeutico, e gli è stata accettata. A tanta altra gente invece li facciamo stare nelle lettine d'ospedale come i vegetariani, ok? Perché non si può spegnere la macchina, perché clinicamente non sono dichiarati morti. Oppure portare come figura come Monicelli a buttarsi dal terrazzo per dire no, basta alla chemioterapia, basta ai farmaci, ma voglio smettere di vivere. Carolina Martini, questo è stato fatto. Vi voglio credere solo, voglio portarvi solo questa riflessione e creare attraverso i vostri commenti e attraverso i vostri spunti delle idee da aggiungere a quello che vi ho appena accennato. Ok ragazzi, siamo ad Ascoli, nella Piazza del Popolo, il Salotto d'Italia. Arrivederci.